Buonasera benvenuti a 8 e mezzo, buonasera benvenuto Umberto buonasera. Ambrosoli candidato presidente alla regione Lombardia per il centro-sinistra e buonasera Maurizio Lupi eh, capolista alla camera per il PDL nel collegio Lombardia 1 ed è collegato con noi da buonasera. Atessa in provincia di Chieti. Allora Bruzzo, io sì. eh, adesso vado in pubblicità ma eh, volevo solo eh, dirvi che so quello che è sotto gli occhi di tutti è che la campagna elettorale si sta giocando su tanti fronti, quello delle tasse, quello della corruzione e purtroppo anche su quello eh, di battute di pessimo gusto, come vedrete subito dopo la pubblicità. Allora onorevole Luppi e dottor Ambrosoli, guardate cosa è successo sabato scorso a una eh, dipendente di eh, Green Power alla convention dei eh, venditori. Guardiamo. Lei viene. Io vengo a costo zero le monti. <ride> a costo zero no, le no, montiamo no. due impianti. Scusi, ma, <ride> mi, mi, mi consente ma non ho che... Non ho capito molto bene. Lei viene? Lei viene? Sì. Okay, ma eh, eh, scusi una volta sola? No. Sono due gli impianti. E eh, quante volte viene? Se allora possiamo mettere due impianti più LED. E più visita, più visita per ogni volta Ma possiamo mettere anche la bicicletta elettrica Ho quante volte quindi 3 4 5 dipende dalle oh. esigenze con che, con che distanza temporale una visita davanti. dipende dai nostri tecnici va bene mi sembra che sia tutto sommato un'offerta conveniente ottimo ci piace si vuole girare ancora un'altra volta? di là di là sì, è un'offerta conveniente Lupi vuole commentare? Eh, cosa dovrei commentare? Il fatto che come al solito eh, noi usiamo su tutte le cose che riguardano il presidente Berlusconi due pesi e due misure. Perché non ha mandato in onda la, cattiva, la, la battuta di cattivo gusto che Marco Re ha fatto a Ballarò contro la Carfagna? Perché non mandiamo in onda tutte le Ma battute, le, le battute di cattivo piano, gusto? Mi scusi, no, 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 mi, aspetti, mi, scusi. No, non... mi faccia finire, perché ogni certo. volta che iniziamo una trasmissione la iniziamo sempre in salita per dire che noi dobbiamo difenderci di qualcosa. O chiedere scusa di qualcosa, se c'è una, no, un una, una battuta di pessimale. Per questo vorrei sapere se una battuta di questo genere è appropriata o no, se le piace o no. Punto, non, non occorre stare eh, tanto. Le battute a... sono battute e se offendono le persone non sono appropriate. Tuttavia, mi piacerebbe, allo stesso modo, mi scusi, che in quell'incontro, importantissimo che si è tenuto in quell'azienda un'azienda che ce la sta facendo un'azienda della Green Economy un incontro con quasi mille persone dove abbiamo parlato di proposte per rilanciare l'economia di proposte per dare lavoro ai giovani e il Presidente Berlusconi ha parlato di queste cose eh, si parlasse chiudiamola siamo stati se è una battuta di cattivo battuta, gusto è una battuta di cattivo gusto ma non inizierei una trasmissione importante come questa su una battuta di cattivo gusto perché se le battute vabbè, sono di cattivo gusto dire sono che io, di cattivo gusto se dice anche una le dice Berlusconi o le Marco Re o anche colleghi di Vorrei avere il parere suo e vorrei avere anche quello di Ambrosoli. Guardi molto sinteticamente, ho una diversa concezione della donna rispetto a quella che è stata rappresentata in quel video e ho una diversa concezione di chi rappresenta un ruolo politico e istituzionale. Chiarissimo. Onorevole Lupi, allora in serata ehm, la Procura di Milano ha chiuso le eh, indagini sulla Fondazione eh, Maugeri e tra i 17 eh, indagati c'è anche Roberto eh, Formigoni, accusato di corruzione e associazione a delinquere. Eh, i, i, I magistrati scrivono che Formigoni sarebbe stato il promotore dell'associazione a delinquere. Secondo lei siamo di fronte a un caso di giustizia a orologeria? Beh, qualche sospetto e qualche dubbio ce l'abbiamo, non nel senso che non ci debbano essere le indagini della magistratura. Ma nel senso che siamo a sette giorni, ormai otto giorni dal voto quasi eh, della regione più importante d'Italia, eh, è un atto di conclusione delle indagini. Mi domando se questo atto di deposito di conclusioni delle indagini potevano essere fatte magari fra nove giorni e non sarebbe assolutamente accaduto nulla. Non ci sarebbe nulla di male se nel nostro Paese qualsiasi deposito di conclusioni delle indagini non aprisse, come è stato sul caso Formigoni, in questi ultimi sei mesi. Eh, un processo mediatico, una condanna che eh, per quanto riguarda alcuni giornali è già fatta e per quanto riguarda il sottoscritto credo che non ci sia assolutamente nulla eh, e Roberto Formigoni potrà eh, assolutamente dimostrare nei luoghi dovuti che si chiamano tribunali la sua innocenza e se questo non entrasse come giustamente lei eh, da buona giornalista fa nel dibattito politico e nel confronto eh, per far votare o per continuare a governare la regione Lombardia. Mi piacerebbe altrettanto, e lo dico senza alcuna eh, questione polemica, che siccome parliamo di indagini sulla sanità eh, si dicesse con forza che il bilancio della sanità lombarda sotto il presidente Formigoni e sotto la guida, guida del PDR della Lega da otto anni no mi scusi, da otto anni conclude in pareggio. E quando invece accade che ci sono regioni che perdono 3 miliardi di euro e che lo Stato, come è accaduto nel 2006, 2007 sotto il governo Prodi, ripiana. Grazie a un tesoretto che era il buon prodotto dei cittadini italiani. Quel debito, questo che cos'è? È moralità nella politica? Eh, chiarissimo. Eh, peraltro vorrei ricordare che certo entra nel dibattito politico questa inchiesta che coinvolge eh, Formigoni, che poi sono varie inchieste, lei lo sa meglio eh, voi, eh, che siete entrambi lombardi lo sapete meglio eh, di noi, così come entra, peraltro è entrata nel dibattito politico l'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena Umberto Ambrosoli mh, è giustizia orologeria? Guardi, siamo talmente abituati ad andare a votare ogni due per tre che l'espressione giustizia orologeria la sentiamo con un po' troppo frequenza. Io l'altro giorno ho vissuto un'esperienza assolutamente antipatica perché appena depositate le liste dei candidati a sostegno della mia candidatura, dei candidati al Consiglio regionale è uscita la notizia che eh, sette di loro erano indagati nella vicenda dei rimborsi per eh, le spese e eh, in meno di 24 ore essi hanno sottoscritto un impegno a dimettersi in caso di rinvio a giudizio. Ecco, avremmo potuto parlare di giustizia e orologeria, avremmo potuto dire che ci vuole il terzo grado di giudizio prima di esprimere un qualsiasi commento. Avremmo potuto dire eh, che una persona deve essere giudicata nelle aule dei tribunali e non rispetto alla sua responsabilità politica. È vero, il provvedimento che abbiamo adottato è un provvedimento che limita il diritto di difesa, perlomeno a livello pubblico, certo non nelle aule di giustizia, ma noi oggi dobbiamo difendere la vicinanza dei cittadini alle istituzioni che è stata messa a repentaglio in questi anni da una pluralità di fatti di estrema gravità. Oggi un gran numero di cittadini, di gran lunga la maggioranza, dicono di non fidarsi delle istituzioni. Abbiamo una responsabilità, è per questo che ho deciso di candidarmi, per riavvicinare la politica ai cittadini. Eh, sul tema della corruzione, onorevole Lupi, eh, poco fa da Mentana il Presidente del Consiglio Monti ha detto che eh, ci sono state forti resistenze da parte del centrodestra eh, sulla legge sull'incandidabilità. Tutto diciamo, questo settore dell'anticorruzione. Dell Vuole commentare? Ma, eh, mi sembra che il Presidente Monti purtroppo stia prendendo i eh, difetti della vecchia politica, tra l'altro, quella, e sono d'accordo con Ambrosoli, che saluto e me ne scuso se non l'ho fatto prima eh, iniziando la trasmissione, eh, quella che eh, ha allontanato i cittadini dalla politica, ci ha fatto perdere eh, credibilità e cioè quella di, eh, siccome siamo in un dibattito politico, non raccontare almeno la verità dei fatti. La legge sulla corruzione l'abbiamo voluta tutti a prima firma il ministro Alfano, l'onorevole Alfano che attualmente è il nostro segretario e insieme con il governo dei tecnici avevamo concordato con quelli che sostenevano la maggioranza, avevamo concordato che tre interventi importanti dovevano essere fatti dal governo dei tecnici, lo ricordo, il primo la legge sulla corruzione l'abbiamo fatto, l'abbiamo votata tutti, in maniera eh, condivisa da tutti, in maniera molto forte, Siamo compreso il decreto operativo sulle dicendo, non non No, Mi faccia dire i tre, la, una legge sulle intercettazioni telefoniche che avevamo stabilito e terzo la responsabilità civile dei magistrati. Io volevo dire eh, ad Ambrosoli che eh, siccome credo che la responsabilità veramente, eh, confrontandoci su campi diversi, sia proprio quella di testimoniare ai cittadini che la politica, quella buona, può essere eh, messa al servizio dei propri cittadini sulla corruzione, sulla moralità, noi dobbiamo eh, veramente fare un passo in avanti, e cioè il primo perché diciamo la giustizia è oroligeria, ma semplicemente perché eh, se si usano due, due pesi e due misure, qualche sospetto viene anche sul tema dei rimborsi eh, dei, del, dei consiglieri regionali, siccome è vergognoso se eh, li hanno usati male, che li abbiano usati male perché sono soldi pubblici. La magistratura perché non ha fatto una cosa unica? Eh, ha usato con la maggioranza un'inchiesta che si è conclusa a dicembre e invece solo dopo la presentazione delle liste, presentazione delle liste ha visto quelli dell'opposizione. Ma quello che mi interessa non è questo. Quello che mi interessa è che la moralità nella politica si terrà viva se sarà viva e tenuto vivo lo scopo per cui ognuno di noi fa, fa politica. Eh, per esempio nella sanità come faccio ad essere morale? garantendo a mia mamma che è pensionata e che prende 1000 euro al mese in Lombardia la possibilità di scegliersi l'ospedale migliore e di farsi curare magari facendo una, un esame importante in 72 ore e di farlo sia nell'ospedale pubblico che nell'ospedale privato eh, questo è un segno chiaro. per riavvicinare i cittadini alla politica, credo che Ambrosoli eh, ne profonga altri, questo, diversi Ambrosoli, e i cittadini perché... ci giudicheranno perché diciamo proprio sulla... Tanto citata um, sanità lombarda che sarebbe a un livello di eccellenza, io non sono lombarda quindi non lo posso sapere, ma lei non ne sembra essere tanto convinto. No, io sono perfettamente consapevole, ad esempio, che l'ospedale maggiore di Milano è a un livello di eccellenza da, 4 anni, da 400 anni a questa parte e lo è grazie ai suoi medici, grazie ai suoi infermieri, grazie al suo personale. Oggi il modello lombardo della sanità ha eh, la caratteristica di una coesistenza del settore pubblico e del settore privato accreditato ed è un sistema che eh, garantisce il mantenimento di quella storia di eccellenza, però viene messo in discussione proprio dai fatti che oggi sono agli onori della cronaca. Pensate, si parla di una tangente di 9 milioni di euro. Io vorrei che ogni cittadino facesse conto di. Quanti ticket potevano essere evitati con quella somma? Si parla di oltre 121.000 ticket che i cittadini lombardi hanno dovuto pagare e che assorbono l'equivalente di una tangente. Questo vuol dire mettere a repentaglio un'eccellenza, vuol dire mettere a repentaglio il diritto alle cure private. Eh, senta, onorevole Lupi, mh, lei non pensa che il leghista eh, Maroni, che è il candidato, Sostenuto da voi eh, per la presidenza della Lombardia possa spaventare i cosiddetti moderati che diciamo non è che corrono dietro alla secessione, non è che abbiano questo come, come priorità. Io penso innanzitutto una cosa, e eh, mi piace dialogare con Ambrosoli, eh, penso che. Eh, Qualora fossero accertati i 9 milioni di euro di tangente, che, a cui io non credo perché per me il principio di innocenza esiste e c'è, eh, questi si potrebbero anche paragonare: uno 9 milioni di tangente se li ha presi, deve essere condannato e va, messo, e va a pagare la, la, la sua pena. Ma si devono anche paragonare, lo dico d'ambrosoli Ambrosoli, ai 6 miliardi di euro che, se tutte le regioni italiane adottassero gli stessi costi standard che si adottano in Lombardia, lo Stato risparmierebbe. Eh, credo che altrettanto questo si, si deve paragonare con il fatto che una ragione ci sarà per cui, eh, lo dico ad Ambrosoli, il 10% delle prestazioni che si danno nella nostra regione Lombardia avvengono e vengono da tutto il resto dell'Italia, vuol dire che qui c'è un'eccellenza nel pubblico e ha ragione Ambrosoli. Eh, non c'è solo l'ospedale maggiore, c'è l'ospedale Niguarda, ci sono tantissimi ospedali che nascono dalla nostra tradizione, così come anche nel privato. E diri il diritto alla cura, indipendentemente dal reddito che uno ha, è quello che noi dobbiamo garantire, è l'eccellenza, è quello che abbiamo voluto sì, diciamo, fare. Io, per quanto diciamo, riguarda invece. Dico, per quanto riguarda scusi, invece, il per alla quanto cura riguarda... senza tangenti, sì. è possibile anche questo, no? Ma ci mancherebbe altro. Bene. Ma scusi, la no, moralità migliore è esattamente. Ma no, ma ci mancherebbe altro, non è che è legittimo una tangente. Io credo che la gestione del pubblico, noi dobbiamo essere, questa è la nostra idea di politica, dobbiamo essere educati a gestire la risorsa pubblica molto meglio di quella di come gestiremo i soldi nostri. È una responsabilità che abbiamo. E mi scusi, per quanto riguarda invece Maroni, io non credo che nessuno debba spaventarsi i moderati perché si dovrebbero spaventare. Il ministro Maroni è stato un ottimo ministro del welfare, un grande, riconosciuto da tutti, ministro degli interni. Siamo in una coalizione che ha governato da 18 anni il nostro paese e anche non solo sulla sanità, ma su tutti gli altri temi. Pensiamo alle imprese, come... È il grande tema e la sfida di oggi crescere e crescere, è all'avanguardia su tutto. La disoccupazione giovanile nel nostro paese è drammatica: nel, in Regione Lombardia è la metà di quella nazionale, la disoccupazione è al 5%. Insomma, dobbiamo tenerla uh, cura, tenerla a cuore questa cosa. Chiara, Lavoriamo confrontandoci se, su questo. Ecco, a questo proposito, Ambrosio, le, vor, Ambrosio, le vorrei eh, chiedere: siccome eh, i suoi avversari, no, quello che sta pro, dicendo l'onorevole Lupi è in sostanza. Ai lombardi di uh, continuare nel solco della continuità. No? Lei invece rappresenterebbe. La eh, qualora vincesse la, la discontinuità al 100%, mm. no? eh, però mh, potrebbe anche essere invece un, il suo tallone di Achille. I suoi avversari dicono che lei è troppo inesperto per poter governare una regione importante come la Lombardia. Allora, intanto vorrei che lei uh, replicasse a uh, questa critica e poi ci spiegasse come ha fatto a convincere almeno metà dei montiani a votare per lei in Lombardia. Guardi, eh, la mia inesperienza è qualcosa della quale, se possibile, vado fiero. Perché vede, io ho fatto un lavoro per uh, 13 anni, 14 anni, ho perso il conto, eh, di avvocato penalista. L'avvocato penalista entra di volta in volta in mondi diversi, applicando un metro che è quello della responsabilità. E deve saper mettere assieme le risorse, eh, chi studia le materie, chi ne è esperto, eh, deve saper organizzare una squadra di difesa. Noi oggi abbiamo bisogno di qualcuno che sappia organizzare una squadra. Sappia scegliere i migliori professionisti, i migliori esperti, i migliori tecnici anche questo, i migliori politici, per governare una regione che chiede di essere liberata. Io incontro tantissimi eh, lavoratori in questi giorni, anche disoccupati di settori come quello dell'informazione che fino a qualche tempo fa erano relativamente indenni dalla crisi. E nei confronti di queste persone quello che conta non è l'esperienza politica o l'inesperienza politica, è la correttezza dei comportamenti è la capacità di individuare delle soluzioni, è la capacità anche di non sedersi mai, di non dover difendere scelte del passato. Prima si è detto da parte dell'onorevole Lupi che la nostra regione è l'eccellenza da tutti i parametri della sanità e non solo della sanità. Certo, se continuiamo a confrontarla con le altre regioni italiane ci mancherebbe, ma non stiamo dicendo che la regione Lombardia è la prima regione d'Italia e che è una delle quattro grandi regioni europee. Io oggi ero con i rappresentanti dell'impresa eh, a Como. E avevano preparato uno schemino eccezionale dove si vedevano i tanti parametri che noi diciamo di eccellenza paragonati con le altre quattro regioni europee che stanno reagendo alla crisi in una maniera completamente diversa. Ecco, se vogliamo che la Lombardia continui a essere, e ha tutte le ragioni per esserlo, la più importante regione lombarda quanto a produzione di ricchezza, quanto a posti di lavoro e quant'altro, dobbiamo iniziare a confrontarci con l'Europa, con quell'Europa dalla quale chi parla di continuità invece ci vuole allontanare. E allora eh, restiamo al eh, fronte degli scandali, no? perché stamattina eh, c'è stato un arresto eccellente. Sentiamo Paolo Pagliaro. C'è un argomento che in queste ore viene usato per difendere il buon nome di Finmeccanica dopo l'arresto del presidente Giuseppe Orsi. L'argomento è che per fare affari sui mercati dell'economia globalizzata, e in particolare per vendere i propri prodotti a qualche stato estero, necessariamente occorre pagare un prezzo per le intermediazioni, che è un modo educato per dire tangenti. Questo argomento, ispirato alla realpolitik degli affari, trascura un dettaglio. E cioè che le indagini riguardano soprattutto il possibile ritorno in patria di una quota di quelle tangenti, quota utilizzata a beneficio dei corruttori, dei loro amici e dei loro protettori politici. Nel caso di Finmeccanica, che è l'ottava più grande azienda al mondo nel comparto difesa, l'ipotesi accusatoria è che parte di una tangente da 51 milioni pagata in India per la vendita di 12 elicotteri sia tornata in Italia arricchita da ulteriori 28 milioni, frutto di un giro di fatturazioni che i magistrati ritengono essere false. Attorno a Finmeccanica, che ha 73.000 dipendenti, 17 miliardi di fatturato ed è controllata dal tesoro, le cronache giudiziarie segnalano da alcuni anni un vorticoso giro di mediatori, faccendieri, consulenti e talvolta improbabili procacciatori d'affari come ad esempio Walter Lavitola, l'accompagnatore di Berlusconi a Panama, dove si era proposto come mediatore per la fornitura di un sistema di vigilanza costiera e sei elicotteri a Agusta. O come Giampaolo Tarantini, l'uomo che portava le ragazze a Palazzo Grazioli, anch'egli interessato, per conto terzi, agli appalti di film meccanica. L'ultimo scandalo è dei giorni scorsi, con la tangenta di 800.000 euro pagata da una controllata di Finmeccanica per la fornitura di 45 filobus al Campidoglio. Anche in questo caso sembra difficile chiamare in causa la globalizzazione e le sue dure leggi commerciali. Onorevole Lupi, oggi le agenzie non solo scrivono che Orsi è stato nominato ai vertici. Eh, di fin meccanica dal vostro eh, governo in quota Lega e Comunione e Liberazione. È così? Ma, eh, questa, questa mi lascia stupito anche questa ulteriore notizia che mi sta dando, cioè che eh, Lega e Comunione e Liberazione avrebbero nominato Orsi. Eh, Orsi, come è giusto che sia, essendo un'azienda eh, controllata dal pubblico e quindi dal governo, dal ministero dell'economia. Eh, la nomina è avvenuta come in tutti i governi eh, di questo, del nostro paese di destra, centro-estra e centro-sinistra da chi è azionista e quindi è stato il governo a nominarlo eh, vorrevo solo dire una, una, una cosa importante no, no, anche diciamo, rispetto il vostro, al ah, il vostro governo no, perché come ah, anche Maroni ha non, detto non la sento no, anche Maroni ha, come in qualche modo ha detto ma eh, non c'entra niente con la Lega Orsi è stato il il governo, quindi il governo Berlusconi, a nominarlo. No, no, volevo solo sapere se appunto questo... Sì, è sì, lo è abbiamo... questo... Orsi è stato nominato, scusi, eh, non vedo quale sia il problema. Eh, L'amministratore delegato Rossi era... Orsi era amministratore delegato di Augusta ed è diventato amministratore delegato di Finmeccanica. È stato nominato dal governo in carica, il governo dei tecnici lo ha eh, confermato nel... Mm. Nel suo, eh, nel, nel suo incarico poteva revocarlo io credo che Finmeccanica sia una delle aziende di eccellenza del nostro paese 70 dipendenti la leader su alcuni mercati e su mercati internazionali credo che se, anche qui se ci sono delle indagini le si facciano mi auguro che nel fare le indagini si abbia a cuore giustamente la persecuzione della verità e se ci sono stati atti di corruzione si, si, si devono perseguire ma contemporaneamente il bene del sistema industriale del nostro paese questo deve accadere per l'ILVA deve accadere per Finmeccanica, deve accadere per tutte le nostre aziende e dico ad Ambrosoli una cosa secondo me importante io sono molto contento quando Uh, uh, L'ho fatto anch'io. Dalla società civile ci decide di dare il proprio contributo uh, a migliorare la propria comunità. Non siamo più o meno credibili, tutti noi abbiamo lo stesso scopo: uh, cerchiamo di, dare di, di servire la nostra gente e di costruire il bene comune. Ma la domanda che ci dobbiamo fare è questa, e cioè. Noi abbiamo governato per 18 anni. In questi 18 anni, se la Lombardia ha creato un sistema per cui la ricchezza si può distribuire e le imprese possono essere competitive, allora vuol dire che il modello. Di più società e meno Stato, di uno Stato al servizio dei cittadini, è stato un modello efficiente. Se la disoccupazione, non rispetto alle, alle regioni italiane, ma alla media europea, oggi in Lombardia è una disoccupazione che è al 5,4%, è un elemento importante, non sufficiente. Lupi. Perché ci fosse anche un disoccupato, noi dobbiamo tirarci sulle maniche. Allora, questo è il confronto Lupi, tra centrodestra e centrosinistra, non tra chi è più credibile o meno credibile, anche perché noi, avendo Beh, governato. Questo lo Dobbiamo essere credibili se aspetti, abbiamo fatto aspetti, qualcosa Lupi, Aspetti che siamo in chiusura uh, Ambrosoli vorrei tornare ah, un attimo alla questione delle presunte mega tangenti in film meccanica è vero che uh, la magistratura sta danneggiando l'economia italiana con questa e altre inchieste per esempio penso a quella uh, sull'Eni perché questo dicono Berlusconi questo uh, dice lo stesso Maroni e anche Lupi eh, più o meno di questo mh, parere, lei cosa pensa? È come dire che eh, i poliziotti sfasciano le famiglie quando arrestano i ladri. Noi dobbiamo pensare che per difendere la Possibilità delle nostre industrie di affermarsi all'estero, delle nostre imprese di affermarsi all'estero, dobbiamo metterle nelle condizioni di agire secondo la legalità, se no sono debole, hanno un tallone d'Achille impressionante. Se hanno costruito la loro forza, non sappiamo se è questo il caso, ma se hanno costruito la loro forza corrompendo, vuol dire che non erano sufficientemente forti per competere sulla qualità del loro prodotto. Io sono sicuro che le aziende delle quali stiamo parlando sono delle aziende con delle eccellenze, con dei lavoratori che fanno. Eh, il massimo possibile, ma se sono state indebolite attraverso il sistema della corruzione, allora non è certo con la magistratura che bisogna prendersela. Eh, siamo in Dottoressa chiusura. Grube, posso eh, solo fare no, una battuta? No, Lupi, no, perché di, lei ha parlato quasi il dolce di Umberto No, Ambrosoli. no, ma era solo perché sì. lei ha iniziato la trasmissione. Io l'avevo accusata, accusata benevolmente, di avere due pesi e due misure. Mi spiega perché eh, quando eh, è il Monte dei Paschi e il PD come sistema a centrare nel Monte dei Paschi è responsabilità personale e invece se è la nomina di un amministratore fatto da un governo di centrodestra è una responsabilità politica? Abbiamo fatto innumerevoli puntate degli errori, sono ci sono degli errori, sono, sono, si, sono degli errori Paschi, ci sono da una di parte e dall'altra so oppure cosa... la responsabilità è personale da una parte e dall'altra, no? Io no. ho la grandissima Prego. fortuna di non dover difendere niente e nessuno. Ho questa grandissima fortuna e quando no, no, mi chiedono io perché difendere uno, niente un, nessuno. Un, uno slogan forti perché liberi penso a questi momenti. Eh, rapidissimamente Umberto Ambrosoli, eh, ultima domanda, qualora dovesse vincere, quale sarebbe la prima cosa che farebbe per tagliare i costi della politica? Quando vincerò darò esecuzione a quanto già abbiamo annunciato dimezzare del 50% le diarie dei consiglieri, degli assessori, del Presidente della Regione Lombardia. Chiarissimo, grazie, grazie onorevole Lupi. Lei non le lo posso chiedere perché non è candidato alla presidenza, ma è no, grazie. candidato per il PDL. Lombardia 1, eh, in bocca al lupo, Quello. in bocca buonasera. al lupo entrambi. Buonasera. buonasera a tutti voi. Buonasera Umberto Ambrosoli, buonasera alle spettatrici e gli spettatori. E adesso io vi lascio ad Atlantide perché oggi è veramente da non perdere. Eh, conoscete Atlantide, condotto da Mario Tozzi? Eh, si chiama La scelta del Papa. E, insomma, dopo la grande notizia, notizia shock di ieri sulle dimissioni di Papa Ratzinger, eh, scoprirete eh, tante cose che o vi siete dimenticati o non sapevate, e quindi non perdetevi questo numero di Atlantide. Noi ci vediamo domani a 8.30, arrivederci.